Ritorno al successo dopo due pareggi di fila, quinto posto agganciato e meno 6 dalla vetta detenuta dalla Virtus Francavilla. È un Casarano che sembra aver imboccato la giusta via, quello che ha superato per 3-1 il Brindisi nel derby del Capozza. Successo griffato dalle firme di Saraniti, Perez e Logoluso, che l'esperto centrocampista Leandro Tejo commenta così. All'inizio si poteva dare come era successo, che era una buona squadra con tanti cambi, giocatori nuovi. Pure il mister Ragno che sempre lavora bene le partite e niente, come ti ho detto all'inizio è stato un po' difficile, un po' tosta come aspettavamo e poi si è aperto e niente, per fortuna abbiamo portato i 3 punti. Quello a Casarano è un ritorno in Puglia per Tejo, già protagonista fino a 2 anni fa nel girone H di Serie D con il Martina. Dopo l'esperienza di Siracusa, il 33enne argentino ha sposato il progetto Casarano. In una squadra ricca di qualità, ha il compito di far legna e dividersi la regia con compagni del calibro di Logoluso e Cerutti. Non esistono obiettivi personali, questo è il suo mantra. Sono andato a Siracusa, bellissimo come hai detto, bellissimo pure il girone, però penso che il girone più competitivo, più difficile, queste si vede proprio pure i risultati di tutte le partite, che qualsiasi può pareggiare, come stavano dicendo voi, il fatto della Fidelis che ancora non ha i punti per quelli squadre che hanno fatto, però niente, sono squadre, come ti ho detto, che vai fuori casa o vengono e fanno la partita, soprattutto con queste squadre che si hanno fatto per salire o per lottare di vincere. Nelle prime 5 piazze del girone H c'è un pochissimo di squadre ancora imbattuto, un lotto che include anche il Casarano con Virtus Francavilla, Nocerina, Palmese e Matera. Proprio i Lucani saranno i prossimi avversari del Casarano, atteso domenica dalla trasferta dello stadio 21 settembre Franco Salerno. Nella città dei Sassi i rossazzurri ritroveranno Nicola Lojodice, che ha scontato i 4 turni di squalifica che l'hanno tenuto ai box per un mese. Stavamo aspettando pure il rientro di Nico, pure come hai detto, di Malcore, che piano piano sta cominciando a stare meglio. Penso che non siamo stati ancora una partita che siamo stati tutti a disposizione. Manca ancora Legittimo che non ha giocato, che pure per noi è troppo importante, come capitano, come giocatore pure. Eh sì, quella partita domenica, come ti ho detto prima, sono tutti un po' tosta e pure fuori casa sono ancora di più, però Matera è una squadra forte.